Nuovi spazi, ma anche una nuova idea di accoglienza che torni a guardare al reinserimento sociale. Sono terminati i lavori di riorganizzazione all'interno del dormitorio maschile San Carlo di Pavia. Qui potranno venire accolti fino a 20 senza tetto, in stanze con nuovi mobili e con un kit personalizzato che comprende lenzuole ed asciugamani. Dopo lo stop imposto dal Covid, si tornerà poi a organizzare incontri con le associazioni nel locale al piano terra, così da cercare insieme delle opportunità lavorative per gli ospiti. La vita del dormitorio è collegata da un filo anche alla vita che si svolge durante la giornata, perché ricordo che c'è un centro diurno aperto dove le persone senza fissa dimora possono transitare, sostare durante l'arco della giornata, oltre chiaramente alle mense. Quindi è tutto un circuito virtuoso che viene assolutamente ricollegato proprio per dare sostegno a queste persone, quindi sostegno a 360 gradi anche in visione di un loro reinserimento all'interno della società. Accoglienza, ma nel binomio di sicurezza intanto, in un luogo sicuro, e di comfort e di dignità per le persone che vivono questo luogo, con gli operatori e con tutti i riferimenti possibili e immaginabili per poter far diventare questo posto anche un'occasione di cambiamento, cioè di lavoro insieme, un impegno tra gli operatori pubblici e le persone che sono ospiti, affinché sia possibile avviare con loro e per loro un percorso di autonomia. Sono in aumento le persone senza fissa dimora che vengono intercettate dalle associazioni del capoluogo e dai servizi sociali. Per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire su una struttura che rappresenta il primo passo verso un percorso di reinserimento sociale. L'amministrazione comunale recupererà poi 4 alloggi al quartiere Ca della Terra grazie ai fondi del PNRR che verranno offerti in affitto a canone calmierato. Attraverso abbiamo appunto avviato una abbiamo seguito una linea di Housing First che ci consentirà di rivalorizzare degli spazi comunali, in particolare sul quartiere di Ca della Terra, dove verranno sistemati degli alloggi proprio con la finalità di housing sociale. Quindi diciamo che tutto questo intervento si colloca nell'ambito appunto di una rigenerazione complessiva che riguarda il sociale, l'urbanistica e insomma tutto il territorio.